La Camera degli Sposi è il capolavoro che Andrea Mantegna realizzò per celebrare la famiglia dei Gonzaga al potere a Mantova. L'artista crea l'illusione dello stare in una stanza dalla quale si guarda fuori. Il soffitto si apre verso l'alto dei cieli in una specie di pozzo rovesciato, dal quale le creature celesti, le dame e i putti guardano in giù verso di noi. Questa chiesa di Milano non aveva lo spazio necessario per realizzare un abside abbastanza profondo perché ingabbiata da una via. Donato Bramante ha quindi l'idea di creare uno spazio illusorio che in pochi centimetri di profondità ci dà l'impressione di essere davanti a un ambiente voltato a botte, scandito da tre archi su pilastri. Possiamo definirla una natura morta? O un genere particolare di trompe-l'œil? Sicuramente incarna una scelta trasgressiva. Per la prima volta nella storia dell'arte, un artista scelse di rappresentare il retro di un dipinto su di un dipinto. Una riflessione sulla pittura che pensa a se stessa, che si auto-rappresenta. Dalí ricostruisce il volto di Mae West usando oggetti e parti architettoniche di una stanza. Ecco quindi che il divano diventa una bocca, i quadri, gli occhi, la tenda attorno alla porta d'ingresso, i capelli. Il maestro del surrealismo crea l'illusione di un volto dove in realtà c'è un ambiente. Octavio Ocampo è un artista messicano noto per le sue opere che rappresentano vari tipi di illusioni ottiche, tra cui la più celebre è quella che vedete qui, realizzata per la copertina originale dell'album di Cher, Heart of Stone, un cuore e la figura di Cher che ricreano un teschio. Una stanza non arredata è invasa da un'enorme mela verde. Quest'ultima, gigante, riempie l'intero spazio dal pavimento al soffitto e blocca l'unica via d'uscita, ossia la finestra. È quindi la stanza molto piccola o la mela esageratamente grande? Magritte ci confonde e ci sorprende. Il mondo enigmatico e multiforme del maestro olandese che amava l'Italia ci stupisce sempre. Qui Escher crea una costruzione perfetta nel darci l'illusione di una cascata che si autoalimenta di continuo. Ma com'è possibile? L'universo di questo artista è proteso oltre i confini di arte, matematica, fisica e scienza. Questa splendida opera rappresenta un giardino, tema che compare spesso in alcuni affreschi pompeiani, ma raramente assume un'importanza tale come nel caso della Villa di Livia. Qui circonda completamente lo spettatore, trasformando la stanza in un giardino. La raffigurazione dell'elemento acqua è forse una delle composizioni più complicate tra le teste realizzate da Arcimboldo. Tra gli elementi che la compongono, presi ovviamente dal mondo marino, ci sono ben più di 60 specie tra pesci, rettili e mammiferi, tutti accuratamente dipinti. Caratterizzata per la sua geometria e il suo approccio concettuale, la ricerca artistica di Barrios è un'esplorazione dei principi fondamentali della percezione come il dinamismo, l'equilibrio e la distorsione che deriva dalla reinterpretazione delle forme astratte, elementali, dalla vita di tutti i giorni. Le illusioni sono simili ai fuochi d'artificio, illuminano il nostro cielo con un'esplosione di colori per poi dissolversi e lasciarci nel buio. Emanuela Breda. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!